Eccoci, ci siamo di nuovo. Stavolta Scusate, dobbiamo resistere. ho problemi di visione. Non vogliamo, io direi rinquadriamo un attimo la storia perché un po' andava via la voce, quindi abbiamo detto che era la storia di quattro ragazzi ungheresi. Questi ragazzi amici, tre di loro ebrei, lavoravano insieme come designer, come coreografi, e una quarta cattolica, Gita Malas, che è quella che poi ha salvato tutti i messaggi e ha pubblicato il libro in Francia quando è riuscita dopo la guerra a lasciare l'Ungheria. Loro sono insieme, questi quattro amici, in una casa di campagna dove sono ritirati per salvarsi un po' dalle difficoltà del periodo degli antisemiti, di persecuzione degli ebrei, che anche in Ungheria è stato terribile. E mentre fanno delle riflessioni, mentre si cercano di spiegare il senso di quello che sta succedendo, di darsi una ragione, di cercare un significato a quel momento terribile, una di loro, Anna, ha un momento di obnubilamento di coscienza, chiamiamolo così, per cui mentre sta parlando con gli amici, sente di dover dire con voce che non è la sua: attenzione, non sono più io che parlo, e dalla sua bocca scaturiscono delle. Quindi ha iniziato la sua trance, Paola, vero? Lei è sveglia, lei non è in trance, è È un, sempre sveglia. ah sì, una transvigile, si direbbe, Una transvigile, e lei dice poi di avere una sorta di doppia coscienza perché era consapevole di quello che aveva intorno e nello stesso tempo sapeva di essere al di fuori e di parlare con un'energia, attraverso un'energia fortissima che la pervadeva e che poi attraverso parole, attraverso messaggi, si rivelò per essere la prima energia che parlò. Quindi lei che doveva essere forte. E quindi i primi messaggi sono proprio di energia per Gita, di coraggio per lei, per darle forza, per darle l'energia necessaria a portare avanti questo grandissimo discorso e questi anni terribili della persecuzione degli ebrei nell'attesa del lager, perché poi i tre ebrei finirono in lager. I messaggi arrivarono ininterrottamente per un anno e mezzo, furono deportati e sempre. Accennavo prima questa cosa che a me ha sempre colpito moltissimo, sempre di venerdì alle 3 del pomeriggio, che è l'ora della morte di Gesù. Loro erano ebrei, non erano altro che formalmente appartenenti alle loro religioni, però c'è questo simbolo. Io diciamo che di questo libro, io vivo a Modena, abbiamo parlato di recente in una cosa pubblica con l'arcivescovo di Modena. È stato parecchia gente venuta, l'arcivescovo è stato molto sensibile a questo discorso e ha presenziato e dopo che abbiamo parlato dei messaggi e letto un po' di cose, anche cantato perché sono stati anche musicati questi messaggi, ha fatto un magnifico discorso dicendo che la messaggistica che è arrivata in questo modo è al di là delle differenze religiose. Cioè può andare bene e si combacia con il cristianesimo, con l'ebraismo, con l'induismo. Bellissimo discorso proprio. Alla loro religione. Dicono delle cose molto forti gli angeli, cose che riuscirono a dare forza ed energia a queste persone e a dargli il coraggio di affrontare quello che poi hanno dovuto Hanno dovuto affrontare. affrontare, certo. La cosa interessante è che comunque loro prendevano appunti, no? Voglio dire, non c'erano i registratori allora, no? Scrivevano tutto, Gitta aveva questi quaderni neri dove aveva scritto tutti i messaggi degli angeli, i primi sono stati colti alla sprovvista, li scrissero a memoria la prima volta, dopo delle volte successive, siccome avevano questo appuntamento del venerdì alle 3, si preparavano, ornavano la stanza, ci mettevano i fiori, la pulivano bene, proprio perché era per loro un appuntamento straordinario, perché nonostante il loro agnosticismo, si convinsero subito che avevano a che fare con qualcosa di straordinario, con qualcosa che veniva dall'oltre, che veniva da fuori e che era apposta per loro per confortarli e per dargli coraggio e perché fosse di esempio a tutti quelli che sono nelle difficoltà, perché questo è un libro che può essere letto con utilità da tutte le persone che si trovano nei problemi. Anche io penso che problemi più difficili di quelli che hanno dovuto sopportare loro, è difficile immaginarli, però nella quotidiana, tanti problemi ci sono. E in questo libro diciamo che lo si può anche aprire a caso e si trovano sempre delle parole che ti confortano,
che ti danno coraggio, proprio questo richiamo all'oltre, questo richiamo alla vita come prova che va sopportata, che va portata avanti con coraggio, con dignità, con decisione, perché la vera vita è altrove. Altrove, certo. Questo è stato il È messaggio. molto bella l'affermazione dell'arcivescovo perché questa conoscenza è una conoscenza che va oltre alle religioni, cioè Al di là delle religioni. la religione è comunque qualcosa che ha creato l'uomo con i suoi dogmi e con anche tutti i limiti della sua conoscenza. E quando arrivano queste conoscenze così elevate, capisci che davvero siamo oltre l'uomo. Che può essere fatto proprio da qualunque religione perché è, diciamo, si può dire la grande saggezza che è alla base di tutte le religioni, ecco, quello che arriva che è arrivato attraverso questi messaggi. Alcuni di questi messaggi abbiamo dovuto scegliere, grazie Paola, perché l'abbiamo fatto i giri un po' per la sua casa per trovare una zona dove prendesse meglio. E allora lui mi diceva: io prima stavo rintanata in una zona, Facevo in resistere. una zona che davvero tranquilla, non c'era nessuno, no? E allora adesso invece è in una zona dove ovviamente non può disporre così liberamente dello spazio, ma non importa, cioè, chiediamo scusa a noi che siamo venuti a occupare la tua casa. Senti Paola, ma poi qualcuno di questi loro appunti sono andati persi, no? Ho Ma credo letto. poco, credo molto poco, perché Sì. quando Gitta lasciò l'Ungheria dopo la guerra, dopo che aveva saputo della morte degli amici, dopo che lì alcuni anni, perché dovette mantenere tutta la famiglia, i fratelli, il padre, la madre che avevano perso il lavoro, quindi lei col suo lavoro di coreografa, era la coreografa del balletto nazionale ungherese, mantenne per alcuni anni tutta la famiglia. Quando la situazione si fu normalizzata, perché dopo la guerra fu una situazione terribile, lei a un certo punto partì per una missione con il Balletto Nazionale Ungherese per Parigi, mise i quaderni nella valigia e non tornò, chiese asilo politico. Asilo, ecco, quello che hanno fatto diversi di questi, come hanno fatto anche tanti dissidenti, no? Rimase a Parigi. Quando si fu organizzata a Parigi, quando ebbe imparato la lingua, eccetera, eccetera, mise mano ai quaderni, li tradusse con l'aiuto di amici francesi e pubblicò la prima edizione di questi quaderni, che è naturalmente in francese. Caduto il telefono. Perché in una situazione di fortuna. Però noi siamo veramente simpatici perché riusciamo a non mollare, è vero? Ecco. Non si deve mai mollare. Never give Come dici? up. Never give up, cioè Ah. mollare mai. Mai, 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 assolutamente. mai, mai. E quindi lei appunto è venuta poi in Francia e quindi ha chiesto asilo politico ed è lì che lei poi ha potuto iniziare a lavorare alla stesura e alla traduzione di tutti i loro punti, no? Traduzione di Il telefono. questi messaggi, e bisogna che lo sostenga un po'. In seguito poi lei con la pubblicazione del libro, cioè anche dei fatti biografici interessanti, con la pubblicazione del libro che ebbe suscitò subito molto interesse, lei riteneva di aver assolto il suo compito nei riguardi di questa vicenda. In realtà non fu così, quindi lei era anche molto schiva personalmente, non fu così perché dall'Istituto Jung di Zurigo, dove avevano letto il libro, E questo è stato un passaggio interessantissimo, eh. la invitarono a presentarlo. E lei andò, Jung era morto da un po' di anni, Jung era morto nel 61, quindi non c'era più, però c'era l'istituto suo con tutti i suoi allievi e collaboratori che andava avanti, quindi la invitarono, lei andò lì, parlò e da allora non si è più fermata, perché capì che la sua presenza, la sua parola era necessaria perché il messaggio passasse. E chi l'ha conosciuta, io purtroppo no, perché lei è morta prima che io avessi occasione di venire in contatto con questo libro, che non esisteva ancora in edizione nostra. Di cui noi diciamo il titolo, anzi lo facciamo vedere. Il titolo è Dialoghi con l'angelo. Adesso ve lo faccio vedere. Eccolo, Dialoghi con l'angelo. Edizioni in tutte le lingue sono, questa è stata una richiesta sua, che le edizioni fossero con la copertina bianca
con questi disegni geometrici un po' particolari. Ed è un libro credo che lo si possa ottenere anche via Amazon. Insomma, lei da allora, dopo quel giorno, ha sempre parlato e dopo sono stati scritti anche altri libri che non esistono ancora in edizione italiana. Libri, che anche lei a un certo punto fosse guidata in queste risposte, che lei diceva di non sapere esattamente cosa diceva, le risposte le arrivavano dall'oltre, perché evidentemente il messaggio non era finito e doveva continuare, cioè la sua testimonianza era indispensabile e lei l'ha fatto fino a che non è morta, aveva più di 80 anni, aveva un po' di problemi di salute, però fino alla fine ha portato avanti questa discussione con l'Angelo, è un libro che ha seguaci un Anche il po' di. film, Paola, anche il film ha mantenuto lo stesso titolo. Sì, certo. Anche il film che hanno È fatto. stato anche un film che è stato fatto molto carino, che credo si possa recuperare su YouTube. Sì, difatti stavo per invitare i nostri amici ad andare su YouTube, mentre invece so che c'è Patricia Montò, che è questa signora che ogni tanto viene in Italia, no? E che porta avanti il discorso. Sì, Patrizia Montò è una signora che insieme al marito si è presa cura di Ghita negli ultimi anni della sua vita, quando lei ha avuto problemi di salute non piccoli, a un certo punto non era neanche più autosufficiente perché si era rotta tutte e due le braccia, quindi cominciò a vivere con loro e si sono molto affezionati, hanno apprezzato il messaggio e portano avanti, hanno avuto l'incarico di portare avanti il messaggio degli angeli. Anche adesso poi magari io lo scrivo nei commenti, glielo scrivo il nome, così i nostri amici scrivo sia il titolo del libro che anche il nome di Patrizia Montò, così si possono andare a cercare, no? Perché lei ogni tanto viene, no? A fare delle conferenze. Sono incontrata in Italia qualche anno fa e ogni tanto quando viene invitata viene volentieri e parla anche italiano, quindi la si può sentire. È una signora che è vissuta per anni a contatto con Gita Malak, quindi conosce bene tutta la situazione. In Francia c'è un movimento importante che porta avanti questo discorso, che poi fondamentalmente è un discorso di conforto per tutti, nel senso che questi angeli danno degli insegnamenti, a volte sono severi, perché i primi tempi, soprattutto dell'incontro con Gita e con gli altri amici, danno degli insegnamenti pesanti, invitandoli ad essere più consapevoli, più attivi, a guardarsi dentro, a non vivere per Trivialmente, insomma. anche molto benevoli. Però poi è un messaggio d'amore, perché ti dice che noi non siamo soli, che non siamo abbandonati, che possiamo fidare su questo conforto che ci viene, nonostante le difficoltà terribili della situazione nella quale loro vivevano e nella quale poi anche sono morti, poverini. La cosa bella è quando ci sono queste comunicazioni a livello angelico che si trovano appunto delle costanti comuni, no? Vediamo anche questa cosa di questi messaggi. Sì, e Paola, c'era una cosa interessante nel libro, la parola di Dio, di come viene citata, Sì, che una valenza sia maschile che femminile, contrariamente a come di solito, cioè noi, a come viene riportata, no, nella nostra cultura. non c'è nessun'altra lingua, c'è un Maschile, ecco. termine che è usato solo per nostro Signore, per Dio, e che è una O con con Le i sopra, con la umlaut sopra, e credo si pronuncia. Ed è un termine che è riservato solo a Dio e che esprime la natura maschile e femminile di È molto bello questo. Dio, lo vediamo, Dio Padre, ecco. Mentre invece i padri ovviamente hanno sottolineato l'aspetto femminile del divino, e questi gli ungheresi hanno C'è una visione più completa, ecco, con una completo. visione che è un'immagine di Dio che esprime questa totalità del maschile e del femminile. L'aspetto di tenerezza, l'aspetto di dolcezza che è più del femminile che del maschile. Questo pronome riservato solo a Dio esprime questi due aspetti, la forza, il testimonio, la tenerezza. Paola, Paola, c'è da dire che appunto parliamo dei contenuti di questi messaggi.
che sono molto anticonvenzionali per tante cose. Adesso qui, per esempio, ce ne ho qui un messaggio che a me se ne è piaciuto molto, che dice su come si dovrebbe vivere, su come ci si dovrebbe rapportare col prossimo. Se il peso ti sembra troppo grande, non sei nel tuo cammino. Se il fardello ti sembra leggero, sei sul tuo cammino. Non dipende che da te. Potrai trovare un nuovo sorriso solo vivendo la tua vita quotidiana nel massimo dell'intensità. Cioè quello che ci sembra leggero, anche se in realtà è pesante, è quello che dobbiamo fare e viceversa. Sì. Io ne ho trovato uno anche che mi piace molto, Paola. Sì? Quello della Lily, che è molto anche simpatico, però molto esplicativo. Cioè, dove lui dice, l'angelo dice: ti sei vestita al rovescio. E Lily risponde: perché? L'angelo dice: perché il blu deve essere sopra e il rosso sotto. Lei indossava una gonna blu e una camicetta rossa, no? Quindi la gonna era blu e la camicetta era rossa. E lui gli dice: no, il blu deve essere sopra e il rosso deve essere sotto. Che il rosso porti il blu, cioè ciò che è in rapporto anche con il tuo lavoro. Lily comprende immediatamente che il rosso materiale deve portare il blu spirituale, quindi il rosso rappresenta le cose della terra, della materia, il blu rappresenta le cose della spiritualità, quindi poi riflette sugli avvenimenti della settimana che era appena passata e sulle conseguenze dei suoi vissuti. E lui dice: non badare alle conseguenze mentre lei sta pensando questo. Ciò che è non è più là, tu non puoi più aiutare. Colei che aiuta rivolga la sua attenzione là dove nasce ciò che diviene. Occupa ancora spazio, ma di là puoi formare tutto. Lilli, che è di costituzione fragile, in quei giorni lei era malata, quindi faceva riferimento alla sua condizione. E poi l'angelo gli dice: sei stanca? Lei risponde: no, sono soltanto un po' indisposta. E lui risponde: lo sappiamo bene. Se il blu è sopra, si rafforza. Se il rosso è sotto, si indebolisce, quindi se abbiamo la spiritualità sopra, siamo più forti e la parte materialista materialistica è sotto, noi ci indebolisce. Quindi se siamo solo legati alle cose della terra, siamo molto deboli, se invece abbiamo le cose dello spirito, con lo spirito possiamo affrontare, no? E lui dice ancora: il corpo è debole. È un gran peso, allo stesso modo di un corpo troppo forte, se è preponderante. Rosso, Eros, è l'amore terreno, il blu è l'amore celeste, porpora è il suo colore. Allora, la parola sua, suo, che ha appena detto l'angelo, vibra di profonda venerazione. Essendo pittrice, Lili, sa che il rosso e il blu messi insieme formano il colore porpora. E capisce che la parola sua si riferisce a Gesù, che ha unito l'amore terreno e l'amore celeste. E questo è molto bello, no? Come concetto. Poi lui continua ancora con altre cose. In Sì, ci questo sono modo, cioè, che ci tanti. fa capire come noi non dobbiamo, no? Riuscire a completare la nostra esistenza materiale con dei percorsi nella spiritualità, che sono quelli che ci salvano, no? Esattamente, un invito continuo in questo libro. Ci sono tanti riferimenti al divino, per esempio, esiste un solo peccato, allontanarsi da lui. Egli invia il peccato perché i vostri occhi si aprano, perché possiamo capire. Esiste un posto solo dove trovare la gioia, al di là della persona. La vera libertà è servire. Se servi, sei una cosa sola con lui e allora sei libero. E ancora, la morte non è. Io ho scelto dei brani veloci. La Sì. morte non è il male è il dovere non compiuto. Pensate com'è forte questo, cioè questo è un invito a vivere in maniera passiva, a non vivere in maniera passiva, insomma a evolversi, a essere attivi. Ancora questo messaggio di conforto: verrà una vita in confronto della quale la vita attuale è morte. E poi questo messaggio fortissimo:
che io lì per lì, quando l'ho tradotto, sono rimasta un po' perplessa, ma poi è vero, il male è bene in divenire, bene non ancora formato, cioè che può, anche il male può diventare bene, c'è la possibilità che il male si trasformi in bene, bene non ancora formato. E quest'altra molto bella, non combattere contro la malattia, rafforza la salute. Non è la stessa cosa. Non combattere contro il male, rafforza il bene. E anche questo è un insegnamento molto, molto profondo. Il libro è fatto tutto di questi insegnamenti, adatti al momento, inframmezzati da notizie storiche su quello che è avvenuto e da notizie biografiche relative alla vita di queste persone. Per raccontare un po' quello che è avvenuto. È molto interessante la parte alla fine dove viene spiegata la parte storica, gli eventi politici, di come poi Gita ha cercato di salvare, no? Le sue amiche, i suoi Certo. esatto. Bellissima Stavo questa dicendo parte. appunto che il primo che andò in campo di concentramento fu lui, il marito di Anna, perché venne una legge secondo la quale tutti gli uomini inferiori ai 40 anni dovevano andare ai lavori forzati. Quindi lui parte sapendo che non rivedrà mai più nessuno, perché dai lavori forzati non tornava mai nessuno. E rimasero le due donne, le due ragazze. Gita, essendo cattolica e appartenendo a una famiglia importante, riusciva comunque a proteggerli e a difenderli. A un certo punto, addirittura, lei le fu proposto di dirigere da parte dei sacerdoti. I sacerdoti hanno fatto sempre tanto per gli ebrei durante quell'epoca, di dirigere una fabbrica di camicie militari, nella quale poi avevano intenzione di collocare tante donne ebree con i loro bambini a lavorare. E fu offerto a Gita la possibilità di dirigerla. E lei l'accettò per potervi inserire le amiche. Inserì le amiche, quindi salvò loro la vita per un certo periodo di tempo, e poi a un certo punto non fu più possibile, però ci fu un atto da parte sua molto generoso che consentì a tutte le ebree che erano nella fabbrica di fuggire, meno alle sue due amiche, le quali volontariamente non fuggirono perché capivano che se non fosse rimasto nessuno, Gita sarebbe stata fucilata sul posto. E quindi anche loro andarono in campo di concentramento. Lei seppe dopo che i messaggi, questi sono andati perduti, questi messaggi, che in campo di concentramento i messaggi continuarono e continuarono anzi sempre più fuggire. Sempre il venerdì, sempre alle 3, e fu detto che erano sempre più spirituali e sempre più capaci di dare Ecco, aiuto e questi conforto. Paola sarebbero stati molto interessanti, invece sono stati Ah, persi. certamente, questi non si sono salvati, si sono salvati i messaggi di un anno e mezzo. Io adesso abbiamo dato qualche piccolissimo esempio, di un anno e mezzo durante i quali Gita poté trascrivere tutto. Dopo non fu più possibile, forse è stato trascritto, ma magari è andato tutto perduto in quella situazione. E Gita, dopo la guerra, venne a sapere della morte delle amiche e seppe anche che irradiavano una tale serenità, una tale forza, un tale coraggio, che davano conforto anche agli altri prigionieri che erano intorno a loro e che cercavano la loro compagnia e che cercavano anche di partecipare agli incontri del venerdì, quando loro riuscivano il venerdì a trovarsi per sentire le parole degli altri. È una storia molto bella questa, vero? Dimensione e l'altra dimensione. Si dirà perché non è capitato a tutti una cosa di questo genere. Questi sono i misteri, però quando arriva qualcosa di questo tipo, possiamo trasferirla a tutti. Diciamo, gli angeli hanno parlato per tutti, non hanno parlato tanto per queste quattro persone. E lo dimostra il consenso che questi messaggi hanno avuto, la diffusione, sono stati tradotti in tutte le lingue. Una delle ultime è stata l'ungherese. L'edizione ungherese è stata una delle ultime. Pensa, loro che erano ungheresi. Sì, erano ungherese, probabilmente il regime non gradiva questa cosa, questo non lo possiamo sapere, però l'edizione ungherese è arrivata parecchi anni dopo l'edizione italiana, quella di cui mi sono occupata io. Sì, devo dire che questo libro a me ha colpito molto perché c'è una parte anche della mia storia. Io non ho vissuto quello che hanno vissuto loro, però anche io mi sono ritrovata. Era un po' la Gita della situazione, nel senso che
come tanti miei lettori sanno, ho vissuto anch'io questa esperienza, cioè dove però a me è stato chiesto espressamente di fare questo compito, quindi di riportare le loro informazioni. Per quello che mentre leggevo pensavo che io ero comunque più fortunata perché io usavo il registratore, a parte la prima volta dove non sapevo che mi sarebbe stato chiesto questo durante questa serata in questa associazione dove una persona andava in trance, la Anna della situazione, insomma, che andava in trance, che canalizzava questa entità angelica che ha detto davanti a tutti che era arrivato il compito di fare, era arrivato il momento di fare il vero compito della mia anima per questa vita. Quindi non avevo scritto niente, no, assolutamente quella sera, ma da allora ho sempre registrato tutto. Quindi invece pensavo a loro che ricevevano anche nella loro storia tutte le informazioni, tutti questi messaggi e che si dovevano scrivere sempre tutto. E comunque non è facile quando si vivono quelle esperienze lì, cioè qualcosa sicuramente cioè, può andare perso. E per chi vive quell'esperienza c'è tanto senso di responsabilità e io l'ho vissuta molto questa responsabilità e la vivo ancora oggi. E quando tu dici che bisogna condividere, no? Cioè che le informazioni che arrivano sono per tutti, quindi ognuno ha una sua storia e loro hanno veramente avuto questo compito di dare questo contributo all'evoluzione dell'uomo, perché poi gli uomini attraverso tutti questi messaggi hanno, no? L'opportunità di poter evolvere, di poter capire, no? Di capire che non siamo soli, che questa non è una cosa di poco conto. Leggo, se vuoi, leggo un altro messaggio Sì, bellissimo. leggi tu, Paola. È un invito a tutti noi. Dice: se dipendi dal corpo, sei soltanto corpo. Sì. Se dipendi dall'anima, sei soltanto un corpo animato. Se dipendi dallo spirito, sei soltanto uomo. Se dipendi da lui, sei tutto. Quindi si vede anche la distinzione tra anima e spirito, e l'anima intesa come la nostra parte istintuale, ecco, la nostra parte vegetale. E invece l'anima è lo spirito, è lo spirito immortale. Però dice, se dipendi dallo spirito, dal tuo, sei soltanto uomo. Se dipendi da lui, scritto con la lettera maiuscola, questo famoso o pronome che dicevamo prima, sei tu. Sì. E stavo guardando che c'erano delle domande dei nostri amici. Vabbè, una prima domanda che ho visto era molto legata a te, Paola, perché una nostra amica, adesso la troviamo, dice, è Debora Rivelli, e dice, signora Giovetti, lo rifarebbe, misterò? Tuo famoso misterò, Paola, cara. Non dipende da me, noi l'avremmo anche rifatto, io Ludovico Peregrini, che era l'autore del programma, l'avremmo anche rifatto, anche presto, però decisero di no, che poi è una cosa strana perché aveva avuto un successo enorme, la gente se lo ricorda a distanza di 30 anni, quindi se Sì. me lo proponessero senz'altro, ma non dipende da me, dipende dai signori della televisione. Se pensano che sia il momento giusto, allora si fa. Un'altra bellissima. L'impossibile non esiste, l'impossibile non c'è. Tutto è possibile. Questo è un grande incoraggiamento. Verrà una vita in confronto alla quale la vita attuale è morte. Quindi un incoraggiamento, non fu mai fatto credere che si sarebbero salvati, però furono date le forze, le armi per sopportare questo periodo e per credere in un dopo. Questo non è stato un insegnamento di consolazione spicciola, quotidiana, per dire sopportare. No, hanno sempre parlato di una vita dopo, un insegnamento che dice. Verrà una vita in confronto dalla quale questa vita attuale è morte, quindi una cosa meravigliosa la vita che ci aspetta. Quindi non è consolatorio, è di incoraggiamento per dire vi aspetta qualche cosa che però è meraviglioso, quindi coraggio, andiamo avanti e accettiamo quello che è.
È la grande forza che uno può prendere dal pensiero che la vita non sia solo ciò che vediamo con i nostri occhi che stiamo vivendo adesso, che ci ha. Se è questo, penso che se si crede veramente questo, credo che sia sopportabile meglio qualunque cosa che dia coraggio. Loro evidentemente erano anche persone molto adatte, persone pronte. Perciò poi l'atmosfera non è ricostruibile per noi che non l'abbiamo vissuta, l'atmosfera di quell'epoca, Sì. di quello che è stato per gli ebrei, anche in Austria, in Ungheria, anche in Italia, un pochino meno forse in Italia, comunque anche in Italia è stata dura. E noi che siamo vissuti dopo non possiamo renderci conto di quello che è stato, Certo, però siamo stati molto fortunati. siamo stati molto Molto fortunati. fortunati. Però comunque vale sempre la stessa cosa che dicevi tu prima, che condivido pieno. Cioè, poi dipende molto dal livello di evoluzione che abbiamo noi, cioè ognuno di noi. Quindi ci sono delle cose per cui si è pronti e per altri magari non è ancora il tempo, no? Dipende dal Sì, cammino. io ti ho sentita poco perché è sparita un po' la tua voce. Adesso mi Comunque sì, senti? dipende certamente questo, dipende certamente dal livello di evoluzione, il saper cogliere nella profondità questo insegnamento, un insegnamento così profondo come quello che è arrivato e anche vivere questa grande esperienza. E loro evidentemente erano persone che avevano questa potenzialità. Gita dice all'inizio, noi eravamo tutte persone normalissime che non si erano mai occupate come un terreno, siamo state arate da questa parola, da questa vicenda che arrivava e che ci ha trasformato. E anche lei alla fine di questa, a parte la sofferenza di questo periodo, la morte degli amici, certamente questo insegnamento è durato un anno e mezzo. E poi il compito, la missione di portarla avanti, perché gli amici dicevano sempre che non si facevano illusioni sulla cosa che lei ha fatto. Aspetta perché ti abbiamo Lei ha persa. fatto, ha avuto una vita non facile. Paola, puoi ripetere quest'ultimo? Adesso purtroppo, Anna, non ti sento più. È Non mi senti? Di successo qualche cosa per cui non ti sento più. nuovo. Ma Stasera siamo tormentati. Sì, sì. Non riesci? Non mi senti? No. non so, io non ho mosso niente, non so che cosa sia successo. Comunque credo che di cose ne abbiamo dette parecchie su questo libro e speriamo di avere suscitato l'interesse dei nostri ascoltatori. Mi dispiace di non sentire le domande che ci sono. Puoi rispondere tu magari. Ma dunque, no, c'è, non so, Tu mi vorrei senti? tanto. Sì, Io sì, è un problema di rete, secondo me, perché se Paola non ha fatto niente, intanto il nostro amico ha scritto che non è riuscito a trovare mi spiace, ma io non ti sento, quindi tocca a te concludere Allora, e io poi posso dire ancora qualche cosa, però purtroppo. di qualcosa, no, è proprio la rete che sta per Faccio andare. io? Sì. Ecco, volevo dire che il confrontarmi con questo caso è stato per me molto significativo. Io il primo accenno, può darsi che tra chi ci ascolta qualcheduno abbia letto un libro che scrissi negli anni 90 che si chiama Angeli, Sì. nel quale raccontai tante vicende sugli angeli, tra cui la mia esperienza, che è l'unica esperienza che ho avuto di questo tipo, quando ero una bambina di 4 anni e che mi svegliai una notte a causa di una luce che era in fondo al mio letto e mi misi seduta per guardare meglio e mi resi conto che dentro questa luce c'era una figura, una persona di giovane, uomo giovane con una tunica bianca e capelli scuri che mi guardava con molto amore, con molta tenerezza. Non mi disse niente, però io non ebbi nessuna paura, accolsi questa apparizione come quella di un compagno, di un confortatore, di un amico. Tant'è vero che quando poi, dopo forse 1 minuto, 2 minuti, questa luce scomparve, insieme alla luce scomparve la figura, mi misi a dormire tranquillamente sotto le coperte senza nessuna paura. Ne ho parlato solo dopo molti anni, però questa esperienza
mi è rimasta dentro, tant'è vero che negli anni ho catalogato, come dentro tanti cassettini della mia mente, tutte le esperienze angeliche che incontravo, incontri con gli angeli nelle religioni, l'angelo nell'arte, l'angelo nell'esperienza delle persone, l'angelo nella psicologia, Jung, per esempio, che ha avuto un incontro con una figura angelica che l'ha molto aiutato, e così via, tanti aspetti degli angeli, proprio perché avevo vissuto questa esperienza da bambina, che solo in seguito catalogai come un incontro con un angelo, perché io allora avevo 4 anni, non avevo fatto dottrina ancora, in casa mia non è che si parlasse tanto di questo, e quindi in seguito ho detto poteva essere un protettore, tant'è vero che io per questa figura di protettore me la sono sentita vicina tutta la vita, e tuttora quando mi voglio appellare un aiuto me lo rivedo davanti come se non fossero passati tutti questi anni e decenni, quindi ho sempre avuto la sensazione di una protezione, di una custodia. Allora, raccogliendo, quindi a un certo punto, d'accordo con l'editore di Mediterraneo, con il quale abbiamo sempre discusso molto i libri da fare, eccetera, lui mi incoraggiò molto, disse, ma perché non facciamo questo libro sugli angeli? All'epoca, anni 90, non ce n'erano, dopo ne sono stati pubblicati tanti. Io avevo un po' paura a pubblicarlo perché dicevo, io non sono un teologo, chissà che cosa, e invece lui mi incoraggiò e quindi ho uscito questo libro che ha avuto molto successo, è stato tradotto in tante lingue, tra cui giapponese, quindi proprio vede che è uscito nel momento giusto. E tra i vari capitoli che avevano dentro questo libro c'era anche quello che raccontava dialoghi con l'angelo, perché io avevo letto qualche cosa in tedesco della prima edizione, eccetera, eccetera. E quindi lo conobbi lì. E poi, quindi siamo anni 90, quindi sono tanti anni che conosco questo testo, questa vicenda. Poi conobbi, andai, quando questo mio libro sugli angeli fu tradotto in tedesco. Fu invitata nella Svizzera tedesca a presentarlo in tante città, da Zurigo, Berna, Basilea, eccetera. E in uno di questi incontri che feci per presentare il libro, incontrai l'editore di questo libro, che aveva appena varato l'edizione tedesca, che aveva curato insieme a Gitta, che lei conosceva in tedesco. E quindi lui mi venne, sapendo che c'ero, sapeva che avevo parlato nell'edizione, il mio libro era stato tradotto in tedesco, quindi lui l'aveva letto, l'aveva visto, mi venne a incontrare, dopo siamo rimasti in contatto tanto tempo, e mi affidò l'edizione tedesca dicendo la porti in Italia e traduca da qui, perché questo l'ho fatto insieme a lei e abbiamo aggiunto tante cose. Quindi ho una lunga storia di vicinanza con questa vicenda. Poi lo portai in Italia, poi piano piano convinsi Mediterraneo a pubblicarlo, poi la traduzione, i diritti, una cosa e l'altra. Per cui vicino a Modena, che è una musicista che ha musicato parecchie di queste frasi, alcune le abbiamo lette, le ha musicate quando abbiamo fatto qua a Modena la manifestazione anzi a Nonantola, nell'abbazia di Nonantola, che è una bellissima abbazia. Questa presentazione del caso insieme all'arcivescovo, lei ha cantato questi testi che ha musicato e lei è una brava cantante. Quindi questo libro mi accompagna da tantissimo tempo e voglio continuare sempre ad averlo vicino, perché questo discorso degli angeli, data anche questo mio incontro infantile, che però mi porto sempre dentro, mi è caro e desidero continuare. Diciamo così, una parola che non è adatta, ma diciamo pubblicizzare gli angeli, nel senso che è bene sapere che ci sono e che ci sono vicini. Purtroppo E che lassù sono in tanti ad amarci. Mi senti di nuovo? non ti sento, ma Purtroppo. continua. Allora io intanto ringrazio Paola. Grazie per questa. Chiudiamo qui? Allora, saluti a tutti, grazie di aver ascoltato, cercate il libro se potete e spero che vi piaccia. Abbiamo letto pochi esempi perché il libro è molto ampio, però leggendolo non avrete solo i messaggi degli angeli, ma avrete anche un excursus storico molto interessante sulle vicende ungheresi che non sono notissime e che però fanno parte di una storia ancora vicina e che è bene conoscere per non ripetere più gli stessi errori. Grazie a tutti e buonanotte. Arrivederci. E invece, cari amici, io voglio ancora dirvi una cosa, perché ho visto una domanda, prima di concludere anch'io, ho visto che Mara Vassallo ha fatto una domanda molto importante, dove lei chiede, si diventa angeli o si è solo angeli?
Allora, questa è una cosa molto importante, cioè, da capire, ed è una cosa che a me hanno insegnato in ormai quasi 20 anni di insegnamenti con questo arcangelo con cui appunto anch'io ho avuto un incarico un po' simile, no? A quello dei nostri amici di cui abbiamo parlato questa sera. E per quanto riguarda la domanda sugli angeli, io posso dire con molta certezza per quelli che sono gli insegnamenti, perché bisogna sempre capire che quando loro dicono delle cose, cioè non c'è il limite della mente dell'uomo, quindi la loro conoscenza è una conoscenza molto più elevata della conoscenza della mente dell'uomo, no? E allora bisogna capire che quando io dico scherzosamente, gli angeli nascono già imparati. Noi siamo anime in evoluzione che poi diventano degli spiriti, vivono la loro esperienza dei cicli, delle reincarnazioni, diciamo che servono proprio a fare evolvere attraverso l'esperienza terrena le nostre anime. E in quelle pagine che abbiamo letto prima già, cioè, si capisce molto bene, no, il messaggio, ed è quello che loro continuano sempre a ripetere. Non dobbiamo restare solo terra. Non dobbiamo restare solo materia, dobbiamo fare questo salto, dobbiamo completarci con lo spirito. Perché? Perché noi siamo spirito, noi siamo di origine immateriale, poi viviamo un'esperienza materiale, terrena, come uomini, ma poi lasciamo questo corpo per ritornare in quella che è la nostra vera dimensione di origine. Ora, questa visione non è di facile accezione per tutti. Dipende, come dicevamo prima con Paola, dal livello di evoluzione del cammino della nostra anima, e quindi c'è chi è a un certo punto, c'è chi è ad un altro punto. Non bisogna assolutamente fare la corsa. Ecco, io dico sempre che ogni anima ha una sua storia, ogni anima ha un suo perché. Nel senso che abbiamo un'evoluzione, che è quella che noi costruiamo da una vita all'altra, facendo evolvere la nostra anima. Noi siamo dei grandi costruttori, ci evolviamo per poi smettere di vivere questo ciclo di esperienza terrena, che è un po' come se fosse il primo ciclo, insomma, la scuola materna, la scuola elementare del percorso di crescita dell'anima. L'esperienza terrena serve a fare questo, a scoprire quello che noi siamo realmente, quando noi abbiamo consapevolezza che noi siamo prima di tutto delle creature spirituali. Allora non abbiamo più bisogno di fare quell'esperienza terrena, continuiamo la nostra evoluzione come spiriti e possiamo aiutare le anime che sono ancora incarnate. Questo è il motivo per cui esistono gli spiriti guida. Ora la nostra evoluzione come anima sarà quella di aspirare a diventare un'energia delle schiere angeliche. Quindi possiamo diventare quell'energia delle schiere angeliche, perché noi nasciamo, siamo delle scintille divine, siamo bene, e se noi non ci perdiamo per strada, ritorniamo a casa, come si dice. Quindi ci ricongiungiamo all'energia delle schiere angeliche. Questo è molto importante da capire come concetto. Lo trovate anche nel mio libro, dove c'è lo stesso, c'è un'opportunità per fare un percorso con delle indicazioni che arrivano da quei livelli lì, dal livello lo angelico. Quindi è importante capire che i loro insegnamenti sono veramente insegnamenti molto elevati, e sono quelli giusti da seguire. E guarda caso, vanno proprio oltre a tutte le religioni. Non c'è il limite che crea l'uomo nei suoi dogmi, nei suoi riferimenti, nei suoi rituali, nei suoi testi. Siamo oltre a quello, ma siamo sempre sulla stessa strada. Cioè, in realtà tutte le religioni dovrebbero portarci a un'evoluzione spirituale che ci deve far raggiungere la stessa meta. Purtroppo la storia ci ha insegnato che tante volte, insomma, il grosso delle guerre sono state fatte proprio in nome della religione e in nome di Dio. E allora è molto importante che ognuno di noi comunque si preoccupi di fare il suo percorso, di fare il suo cammino. Ricordatevelo, noi
abbiamo una via, che è quella della salvezza per quanto riguarda la sofferenza. Riusciamo ad affrancarci dalla sofferenza quando entriamo nella conoscenza. Entrare nella conoscenza vuol dire smettere di soffrire, altrimenti la nostra mente insegue dei pensieri limitati che non ci rendono liberi dalla sofferenza. La sofferenza non esiste, la sofferenza la creiamo noi e la creiamo perché abbiamo delle ignoranze, tra virgolette, cioè ignoriamo le vere verità. E quindi più ci avviciniamo su questo percorso di cammina e di ricerca della verità e tutti questi insegnamenti che voi potete trovare, cioè sono gli aiuti per riuscire a fare un cammino con un supporto, con un aiuto, con un bastone a cui appoggiarsi per poter camminare e affrontare quindi quella che è l'esperienza di questa nostra vita terrena. La vera vita non è questa, come spiegano dai piani alti, questa rubrica si intitola proprio così, dall'ufficio stampa dei piani alti, quindi da tutte quelle situazioni dove si sono raccolte delle informazioni da quel livello lì angelico, che sono le informazioni guida per gli uomini, affinché gli uomini possano capire, affinché gli uomini possano evolvere, possano crescere, possano conquistarsi la pace. E non la guerra e non la fatica, come noi conosciamo molto bene nella nostra realtà, soprattutto attuale. Quindi cerchiamo di prendere tutto quello che la vita ci mette a disposizione. Ognuno poi sentirà risuonare meglio dentro di sé certe parole anziché altre, però ricordiamoci di fare cioè, questo percorso, perché i nostri amici dei piani alti, come dico io, cioè, esistono apposta per aiutarci. E ci danno tanto conforto. Vedete bene che nella storia dei ragazzi ungheresi, pensate a Joseph, pensate a Anne e a Lily, che sono morti in quelle condizioni, e però la forza che hanno potuto trovare e che Anne ha potuto dare nei campi di concentramento, anche agli altri esseri che erano vicino a lei, è stata una forza che non era quella del pensiero, ma era quella dello spirito, dove il pensiero andava a percorrere le vie dello spirito per trovare una forza per confrontarsi con una realtà molto pesante. Dai piani alti lo dicono sempre, che la vita sulla Terra è una vita molto pesante e molto faticosa. Loro ci amano e ci sostengono in questo. Tante volte noi non ce ne accorgiamo, dobbiamo capire che dobbiamo fare un percorso per crescere, per capire. Nessuno può fare il percorso al nostro posto. Ognuno ha una sua storia perché ognuno ha una sua anima, con una sua evoluzione, con un suo percorso da fare, da sperimentare in questa dimensione terrena. Quindi prendiamo forza dalle parole che arrivano dai nostri amici alati. Perché davvero loro sono quelli deputati ad aiutarci a crescere come anime. Quindi le loro parole sappiamo che sono un rifugio sicuro per noi. Cercatele queste parole, leggetele, lavorateci sopra. Nessuno, ripeto, può fare il nostro cammino. Non aspettate che arrivi qualche cosa che possa risolvere per voi, perché solo voi potete risolvere. Le cose possono aiutarvi a risolvere, ma non risolvere al vostro posto. Quindi usatele tutte queste parole, tutte queste, adesso un po' alla volta in questa rubrica ogni 15 giorni, cioè io cercherò di portare a voi cioè, tutti questi percorsi, andremo a vedere nella storia che cosa è successo, le realtà, anche quelle attuali, quando ci sono, no? Quando esistono queste comunicazioni, perché abbiamo già anche l'opportunità di raccogliere molta messaggistica, ci sono anche su Focus relatori che, molto bravi che vi parlano della messaggistica con il mondo immateriale. Noi abbiamo tutte le esperienze della metafonia, della scrittura automatica,
abbiamo tanta opportunità per poter raccogliere, no? I messaggi che arrivano dalle anime disincarnate. Poi ci sono i messaggi e che quindi sono anime, che sono in cammino, che sono in evoluzione, con una loro conoscenza, ma anche in questi messaggi noi ritroviamo lo stesso contenuto, potremmo dire, solo una differenza che certe conoscenze noi le possiamo trovare solo quando siamo su livelli angelici, perché davvero loro sono delle creature che sono la conoscenza, mentre invece le anime in evoluzione stanno imparando a conquistare e a conoscere, stanno facendo la strada per arrivare al pozzo della conoscenza. Siamo tutti quanti in cammino, no? Quindi usiamo tutto quello che c'è, che ci arriva dal mondo immateriale per aiutarci a vivere, per capire il vero senso della vita, per far sciogliere le nostre paure, per orientare i nostri pensieri affinché facciano le strade giuste e si creino le giuste visioni del vero senso della vita, del vero senso della morte. Ecco, facciamolo questo, perché è importante per noi e per l'umanità. Più siamo a camminare, più siamo ad essere consapevoli, e più avremo speranza di poter risollevare questo nostro mondo che in questo momento sta mostrando, come si dice in gergo giornalistico, le corde, e dimostra una certa difficoltà, no? Quindi diamo ognuno di noi un suo contributo, quindi uniamo le forze, cerchiamo di raccogliere le buone informazioni che ci permettono di crescere e camminiamo tutti insieme. E ricordiamoci soprattutto che lassù davvero sono in tanti ad amarci, quindi lassù non c'è solo qualcuno, sono in tanti ad amarci. E viviamo quindi questo nostro tempo forti di queste certezze. Io vi ringrazio ancora tutti, è stata una serata un po' movimentata, lo so, però insomma alla fine siamo riusciti a trasmettervi le informazioni per quanto riguardava questa storia, questo fatto di cronaca che ci ha lasciato delle testimonianze che continuano ad aiutare tante persone e quindi, come vi ho già detto prima, prendiamo queste testimonianze, cercatele. Ognuno, ripeto, sceglierà. Per il nostro amico che ha scritto che non si trova il film su YouTube, così adesso andrò ad appurare anch'io e cerchiamo di capire in che modo si possa recuperare e nella prossima puntata spero di potervi dare una buona notizia. Sicuramente troveremo una strada per riuscire a recuperare. Sono sicura che c'è ancora una possibilità, bisogna andare a vedere anche le produzioni dei DVD. Come sono. Comunque mi darò da fare e vi prometto che come giornalista cercherò di tenervi informati anche su questo. Vi ringrazio profondamente, non riesco a leggere tutti quanti i vostri messaggi, però vi abbraccio tutti uno ad uno e vi do appuntamento tra 15 giorni all'ufficio stampa dei Piani Alti e tra una settimana invece vi do appuntamento nel salotto di Anna. Vi attendo tutti numerosi come sempre. E vi auguro di cuore una buona vita. E ricordate, lassù sono in tanti ad amarci.